tornati nella finestra di Aria Pulita dedicata alla nutrizione. L'appuntamento è quello del venerdì, l'appuntamento è quello con la dottoressa Elisa Cireci. Bentornata. Grazie, bentrovati. Parliamo oggi di importanti consigli nutrizionali in una fase molto delicata per la donna, che è quella della menopausa. La menopausa è una fase molto delicata della donna e finalmente possiamo dire che l'aumento di peso in menopausa è normale. Infatti le donne in menopausa tendono ad aumentare di peso essenzialmente per due motivi principali. Prima di tutto perché c'è un rallentamento del metabolismo e poi c'è anche uno sconvolgimento dell'equilibrio ormonale. Quindi una donna in menopausa che aumenta di peso non deve assolutamente allarmarsi. Tutte le donne? Generalmente sì, c'è proprio un aumento di peso dovuto appunto a questi processi fisiologici, a questi processi metabolici. Però se la donna si tiene in forma... Infatti bisogna sempre agire prima, quindi bisogna sempre lavorare a monte, quindi evitare di ricorrere a diete drastiche quando si è in menopausa. Quindi bisogna cercare di mantenersi in forma per tutto il periodo della vita, quindi da sempre. L'osteoporosi, intanto che cos'è l'osteoporosi? Allora, l'osteoporosi è una condizione in cui c'è una diminuzione di calcio nelle ossa. Ed è un fenomeno che fisiologicamente nella donna inizia a partire dai 40 anni. Infatti l'accumulo del calcio nelle ossa avviene già dall'infanzia, quindi è molto importante che nell'infanzia ci sia un'alimentazione ricca di calcio, proprio perché il calcio viene accumulato nelle ossa. Questo accumulo nelle ossa continua fino ai 25-30 anni, a seconda poi della razza. Le donne di colore sono più robuste rispetto alle donne bianche perché hanno una maggiore deposizione di calcio nelle ossa. Da questo momento in poi comincia ad esserci anche un'eliminazione del calcio, oltre a quello accumulato. Questa eliminazione del calcio che parte intorno ai 40 anni e poi aumenta dell'1% nel corso del tempo. Quindi fisiologicamente la donna già tende comunque a perdere il calcio nelle ossa. Il surplus si raggiunge proprio con la menopausa. Quindi l'osteoporosi è legata alla menopausa? È una situazione fisiologica che comunque poi sfocia proprio nella menopausa. Azioni preventive? Per prevenire l'osteoporosi è molto importante controllare l'alimentazione, quindi la donna in menopausa dovrebbe avere un'alimentazione fondamentalmente ricca di calcio, perché la richiesta di calcio nell'osteoporosi si raddoppia rispetto a quella di una donna adulta. Oltre al calcio, che è contenuta ovviamente negli alimenti che come sappiamo sono il latte, formaggi, derivati, però sono anche molti legumi che contengono il calcio e i vegetali, quindi gli ortaggi, dovrebbe esserci anche un'alimentazione ricca di vitamina D. La vitamina D infatti svolge una funzione preventiva nei confronti dell'osteoporosi perché serve a accumulare, a favorire l'assorbimento di calcio nell'intestino, quindi a favorire l'accumulo di calcio e anche di fosforo nelle ossa. La vitamina D si forma a partire dalla provitamina D, la provitamina D che si trova nella pelle e che si attiva, cioè si trasforma in vitamina D in seguito all'esposizione ai raggi solari. Per cui nelle donne è sempre consigliato andare a prendere il sole, quindi esporsi proprio ai raggi solari per questo motivo. Quindi è la prima volta che di solito vengono sconsigliati i raggi solari, invece questo è... Sì, perché serve ad attivare la vitamina D che è appunto questa funzione preventiva nei confronti dell'osteoporosi. Comunque la vitamina D poi è contenuta anche in alcuni alimenti, ne è molto ricco il fegato di merluzzo e in particolar modo il pesce, soprattutto il pesce grasso, quindi parliamo ad esempio di salmone. La vitamina D però è contenuta anche in alcuni ortaggi, soprattutto negli ortaggi a foglia verde e anche nella frutta secca. Quale acqua consiglia di bere, visto che dobbiamo fare nel periodo della menopausa man bassa di acqua e di liquidi? In menopausa è consigliata bere un'acqua che abbia un contenuto di calcio intorno ai 300 mg sul litro e sono consigliate anche le acque mineralizzate, cioè le acque che hanno residuo fisso, per residuo fisso intendiamo la percentuale dei sali minerali, compresa tra 500 e 1500 mg sul Quindi litro. Quindi bisogna sapere anche imparare a leggerle bene queste etichette, non tutte le acque sono uguali. No, perché le acque ad esempio che hanno una grande percentuale di sodio non vanno bene perché determinano una ritenzione idrica e quindi favoriscono anche l'ipertensione, che poi è un'altra situazione patologica che si verifica in menopausa insieme a un aumento del colesterolo. E non sono neanche consigliate le acque che contengono nitrati. I nitrati in etichetta sono indicati con la sigla NO3, perché i nitrati sono dannosi, così come non sono indicate le acque gassate, perché queste hanno una funzione, limitano proprio l'assorbimento del calcio nelle ossa.
A questo punto cerchiamo di stabilire anche attraverso proprio una serie di punti che ci fissiamo bene in testa quello che è il corretto stile di vita che le donne in menopausa devono riuscire a tenere. Ovviamente, oltre a una corretta alimentazione, che è sempre bene controllare, è importante che la donna in menopausa abbia anche una costante attività fisica. Ripeto sempre quindi che l'attività fisica non è necessariamente l'attività in palestra, ma è sufficiente la passeggiata, perché camminare serve a bruciare grassi, serve a accelerare il metabolismo ed è benefico anche dal punto di vista psicologico, perché libera le endorfine danno un senso di serenità, di felicità e va a contrastare un attimo quelli che sono gli sbalzi di umore o comunque gli stati ansiosi e depressivi che sono proprio tipici della menopausa. Infatti volevo proprio poi portarla a parlare anche di questo, dottoressa, se è vero che le donne che entrano in menopausa cominciano a soffrire proprio di problemi di depressione, sbalzi umorali, passano un momento di tristezza, gioia, senza un motivo particolare. Sì, sì, questo è normalissimo, perché in menopausa non c'è più la produzione degli estrogeni e questa mancata produzione di estrogeni determina proprio questi sbalzi di umore, come ad esempio un'altra peculiarità delle donne in menopausa potrebbe essere quella della stitichezza, proprio perché non c'è produzione di estrogeni e quindi le donne vanno incontro a questa situazione patologica. C'è qualcosa che può andare incontro, cioè questa mancanza di estrogeni? Come alimenti sono consigliati quelli che contengono i fitoestrogeni, perché i fitoestrogeni che sono contenuti ad esempio in alcune frutte, quale l'ananas o le albicocche, servono proprio a limitare un po' questi sbalzi di umore e anche a prevenire, in particolar modo anche la soia che contiene appunto i fitoestrogeni, servono anche a prevenire ad esempio la secchezza vaginale, che è poi un'altra caratteristica tipica della donna in menopausa. Quindi bisognerebbe un attimo integrare l'alimentazione con questi alimenti. Questi sono tutti consigli assolutamente pratici per quello che riguarda un passaggio, lo abbiamo detto anche in apertura, molto delicato per la vita di una donna, però volevo mostrarvi una diapositiva proprio inerente a questo tema, che è riassuntiva di quella che è la situazione. Sì, questa è un po' una diapositiva conclusiva dove vengono un po' indicati quelli che sono i punti particolari importanti della menopausa. In menopausa dovrebbe essere limitato il consumo della caffeina, perché la caffeina va ad ostacolare l'assorbimento e l'accumulo di calcio nelle ossa. Infatti dovrebbero essere consigliate al massimo 2 tazzine di caffè al giorno. È necessario evitare delle diete iperproteiche, cioè delle diete che sono molto ricche di proteine, perché queste hanno una funzione, favoriscono l'osteoporosi, le diete iperproteiche. Ecco, facciamo solo un'ecola, la interrompo punto per punto per immaginarci tutte le domande che sono noi donne possiamo farle. Allora, qual è una dieta, per intenderci, iperproteica? Vi faccio degli esempi di alimenti. Una dieta iperproteica, ad esempio una dieta che è molto ricca di carne, quindi mangiare, magari consumare 2 porzioni di carne al giorno o comunque consumare molti formaggi, molte uova. E bisognerebbe invece sempre alternare con i vegetali, perché la donna in menopausa dovrebbe consumare sì proteine, però più di natura vegetale, quindi comunque più legumi, meno carne, meno insaccati, meno formaggi. Bisognerebbe poi evitare anche le diete drastiche, cioè le diete ipocaloriche, perché in menopausa il metabolismo è già fisiologicamente rallentato. Quindi se noi introduciamo una dieta ipocalorica, cioè mangiamo di meno rispetto a quello che in realtà è il nostro fabbisogno giornaliero, questo impigrisce ancora di più il metabolismo, per cui si ingrassa più velocemente e risulta più difficile quindi poi perdere peso, mantenere comunque il Qual peso. Qual è l'errore tipico che viene fatto quando si fa una dieta drastica? Che improvvisamente si tolgono degli alimenti, si passa addirittura magari a non mangiare, a non avere appetito, dovuto magari anche a questi sbalzi umorali? Questo sì, assolutamente, dovuto anche agli sbalzi umorali, però principalmente quando ci accingiamo ad una dieta fai da te, la prima cosa che togliamo assolutamente sono i carboidrati, perché secondo noi la pasta e il pane fa ingrassare. E questo non è assolutamente vero, perché i carboidrati sono una fonte energetica ed è importante che quotidianamente noi mangiamo una percentuale di questi carboidrati. Basta pensare che il 40% di tutto il fabbisogno giornaliero dovrebbe essere rappresentato proprio dai carboidrati. In una dieta tipica di una donna in menopausa dovrebbe essere limitato anche il consumo delle fibre, perché le fibre, poiché accelerano la mobilità intestinale, cosa fanno? Riducono il tempo di contatto tra la mucosa intestinale e gli alimenti, e questo quindi inibisce l'assorbimento di calcio nell'intestino, per cui non bisognerebbe consumare più di 35 grammi di fibre al giorno. Facciamo un esempio di fibre?
Le fibre sono contenute soprattutto nei cereali, quindi nei cereali integrali, nel pane integrale, nella pasta integrale, anche appunto nelle fette biscottate. Non bisognerebbe abusare né con l'alcol né con il fumo, perché questi hanno degli effetti tossici. E poi bisognerebbe appunto effettuare un regolare e programmato esercizio fisico. Come dicevamo prima, la passeggiata, però sarebbe anche consigliato almeno una volta a settimana introdurre un'attività aerobica, quindi ad esempio una corsa, una passeggiata in bicicletta o anche un ballo. Quindi le donne in menopausa, ad esempio, potrebbero iscriversi a un corso di ballo, perché oltre che beneficio dal punto di vista fisico, lo ritrovano anche dal punto di vista psicologico. E ovviamente poi bisogna seguire una dieta mediterranea, quindi una dieta rappresentata da tutti gli alimenti, con condimento o esclusivamente rappresentato da olio d'oliva, quindi evitare tutti i condimenti grassi, quali appunto la margherina, il burro o quant'altro. Ecco, la margherina spesso sentiamo dire che invece sostituisce quasi il burro, non è vero? La margherina sostituisce il burro, perché la margherina in realtà si forma dalla idrogenazione degli atomi di ossigeno, cioè dall'assorbimento di atomi di idrogeno, però in realtà questo processo crea anche altri problemi, per cui è sempre quindi meglio olio, appunto, extravergine, olio extravergine di oliva. Grazie dottoressa Cirici per essere stata con noi, ci vediamo con lei come sempre venerdì prossimo, sempre su 7 Gol, sempre sulla finestra di Aria Pulita.